Nanni Moretti in Palombella Rossa ci ricorda quanto siano importanti le parole che sono strumento di vita e perché no anche professionale e lavorativo per uno dei più grandi doppiatori italiani. Diamo il benvenuto ad Andrea Ward. Benvenuto Andrea! Tutto Lise, come stai? bene, grazie Andrea. Allora, insomma, questo film di Nanni Moretti ci ricorda, insomma, che le parole sono importanti, nel tuo lavoro potremmo dire fondamentali. Vabbè, certo, anche la voce è fondamentale, ma nel senso di tutte le voci, belle e brutte, perché il doppiaggio le utilizza tutte. La cosa Le più bella, parole sono appunto, assolutamente. la cosa più bella del Dimmi, doppiaggio è dimmi. proprio questa. Ogni voce viene sfruttata a seconda della cadenza, dell'inflessione, di una R moscia, di una R Certo. arrotata. Ecco, tutte le voci hanno una loro Sì. struttura bellissima che può essere adagiata sui mille visi, ad esempio, del cinema hollywoodiano e perché Ah, no, dei cartoni animati. certo. Allora mi ha aiutato ad abbattere un luogo comune, quello che sia necessaria una bella voce per fare il nostro lavoro. Non è assolutamente vero, servono tutte le voci, anche quelle brutte, spesso sono anche le più ricercate, perché ce ne sono poche, le voci diciamo da carattere, no? In gergo diciamo tecnico, teatrale, e quindi anche una voce non sensuale, non fascinosa può essere protagonista. Prendiamo il caso di Woody Allen con la voce del grande Orestes Lionello, lo stesso Stallone con la voce di Ferruccio Amendola. Ecco, quelle erano voci caratteriali, no? Con un'impronta molto particolare, che ben si adattavano alle voci degli attori protagonisti e soprattutto ai loro volti. La cosa più bella, Andrea, è che ognuno di noi associa al proprio mito attoriale la voce di un doppiatore. Tu hai citato Oreste Lionello, che per tutti rimarrà non la voce di, ma Woody Allen. Proprio così, perché la voce Sì, in sì, sì, sì. qualche modo viene associata in maniera indissolubile alla figura dell'attore. Sì, beh, in quei casi sì. Tieni presente che da 20 anni a questa parte purtroppo non c'è più una sola voce per un attore, cioè spesso lo stesso attore viene doppiato da più colleghi, da più professionisti, e questo un po' snatura l'affezione del pubblico, che rimane comunque alta rispetto ai grandi artisti americani e non solo, inglesi, tedeschi, francesi, eccetera, eccetera. Ma si dovrebbe tornare indietro rispetto a questa scelta che veniva fatta, no? Perché in fondo l'attore ha quella di voce, ne ha una sola e con quella fa tutti i personaggi, ricopre tutti i ruoli che gli vengono proposti, e così lo stesso dovrebbe essere per il doppiatore. A Ma te è per capitato motivi. spesso, Andrea, scusa se ti interrompo, ma grazie alla Dimmi. regia oggi composta da Valentina e Michele, scopriamo insieme ai nostri telespettatori, insomma, che tu sei stato associato anche a personaggi particolarmente amati ad Hollywood. Abbiamo Keanu Reeves e Van Damme. Come no, sì, e non solo, Josh Brolin, Garcia, Bill Zane, ne ho Tutti i doppiati maci ti sono tantissimi. capitati, Andrea. Tutti? Tutti Tutti i maci hollywoodiani ti sono capitati. maci, perché la mia è una voce da protagonista assoluto, per cui diciamo che spesso si va poi a ricoprire quei ruoli, anche se io adoro anche fare i cattivi, fare personaggi un pochino più spigolati, diciamo, e Il fascino divertentissimi. del cattivo premia. Sì, assolutamente. Almeno in doppiaggio, visto che nella vita non siamo capaci a fare i cattivi, almeno Esatto. quando uno recita si diverte a fare il cattivo A oppure il volte è come andare saggio. in psicanalisi, assumere i Sì. connotati di una persona molto lontana da noi. Assolutamente sì. E poi un po' te li porti dietro, eh. Quando sei entrato bene dentro un personaggio, poi quando esci dalla sala che hai finito il film, per qualche oretta hai l'impressione un po' di Tu, dopo essere aver doppiato Van quell'attore lì. Damme, schiacciavi le noci con gli avambracci, praticamente. E i cartoni Esatto. animati, invece, cosa Ah, rappresentano? bellissimi, adoro i cartoni animati, un po' bistrattati dal doppiaggio perché è la fascia, diciamo, economica meno remunerata, però il cartone è straordinario perché lì possiamo inventare. Lì spesso non abbiamo un originale di riferimento, per esempio con le produzioni italiane, quindi mi mettono davanti un pupazzetto e io devo decidere che voce dargli. Il Per esempio era pupazzetto che hai avvenuto amato di più, con qual è? In Ratman. assoluto è Sicuramente Ratman. Ratman, poi Dragon Ball, sicuramente un altro personaggio che viene dal mondo nipponico dei cartoni, dei manga, Street Fighter,
Toy Story, io ho avuto il privilegio e l'onore di dare la voce a un soldatino americano, che erano gli stessi soldatini con i quali io da bambino giocavo e ci facevo le battaglie, li facevo parlare. E poi da professionista in Toy Story della Disney mi è capitato di dare la voce al capitano dei soldatini americani e per me è stato veramente Meraviglioso, tornare bambini tornare bambino. ed essere doppiamente felici. A proposito di universo nipponico, ricordiamo che gran parte dei cartoni animati che noi amiamo e che magari non colleghiamo direttamente al mondo orientale sono in realtà molto orientali. Ad esempio, Lupin, Molto. Holly e Benji. Parliamo di Sì. cartoni costruiti in Giappone, anche se va ammesso, hanno una dinamica e una struttura molto occidentale. Forse la grandezza dei giapponesi e più in generale degli orientali è quella di costruire dei personaggi a volte più occidentali, quantomeno Assolutamente nella sì. forma, rispetto ad una mente magari europea. Certo, infatti se notate in moltissimi cartoni giapponesi i personaggi non hanno gli occhi a mandorla, hanno gli occhi di taglio occidentale. Questa è stata, diciamo, una furbata che loro hanno inserito nei loro prodotti, permettendo ai prodotti stessi poi di essere esportati un pochino più facilmente. L'Italia lo ha capito tardi il fenomeno dei prodotti giapponesi, ma in Italia, soprattutto tra i giovani e i giovanissimi, hanno un seguito esorbitante di pubblico, di fan, di affezionati. Lo vediamo quando c'è il Lucca Comics a Lucca o il Romix qui a Roma, alla Fiera di Roma, insomma un grandissimo seguito. Adesso addirittura cominciano a portarli al cinema i manga. Dragon Ball è arrivato al cinema dopo 30 anni di storia, diciamo, di serie TV, di DVD, di film che uscivano solo a livello, diciamo, tra virgolette, televisivo. Andrea, noi ti ringraziamo per questa partecipazione a tempi supplementari. Grazie a te abbiamo conosciuto ancora di più uno dei mondi sicuramente più fascinosi che possano esistere. La voce e la Grazie. persona che c'è dietro, grandi personaggi e anche, perché no, grandi pupazzi. Grazie. come no. Grazie a te, Alviso, e buon proseguimento. Mi viene da dire Forza Juve, non so perché, ma E lo so io è perché ti scappato. ringrazio per la partecipazione al mio libro su Pogba. Grazie. Grazie a te, Alviso. A Ciao, presto. ciao ad Andrea, un Ciao. caro amico, ad Andrea Ward, andiamo in pubblicità e torniamo subito.